Amici miei, sorelle, fratelli e alieni, ibridi, ermafroditi, era il 1996 quando la Capcom rivoluzionò per sempre, assieme a tante altre case ovviamente, il mondo videoludico. Nel 1996 usciva Biohazard, tradotto in americano, per motivi di copyright di non so quale natura, in Resident Evil, la residenza del male, Resident. O forse il male che risiede, non saprei ragazzi, Resident. I got a shotgun. Chris Redfield. Jill Valentine. Rebecca Chambers. Albert Wesker. Biohazard. 23 anni fa, 1996, ne è passata di acqua sotto i portici, diretto da un certo Shinji Mikami. Designer Takahiro Arimitsu e Isao Oishi, scrittori Kinichi Iwao e Yasuyuki Saga, compositori ben tre, Tomozawa, Hiroki e Ueda. Biohazard 1 è nella lega dei giochi più belli di tutti i tempi, più grandi. Nel 1998 esce il Biohazard più venduto della saga, con quasi 5 milioni di copie per PlayStation 1, quindi il Biohazard più venduto per singola console, 5 milioni di copie. Biohazard 2, ragazzi, fu rivoluzionario sotto tanti aspetti. Innanzitutto era ambientato quasi in città, anche se eravamo ancora relegati sapientemente nella stazione di polizia, però di fatto potevamo vedere, sentire, udire la città di Raccoon City infestata. C'erano alcune sezioni all'esterno della stazione di polizia, anche se non eri proprio libero di girare. Diretto da Hideki Kamiya, prodotto da Shinji Mikami, quindi qua adesso ricordiamoci che Kamiya è semplicemente quello che ha diretto Devil May Cry 1, quindi non lo zio Pippo. Scrittore Sugimura, scusatemi giapponesi, e i compositori sempre tre, Ueda, Uchiyama e Nishigaki. Quindi i creatori sono quasi gli stessi. Ragazzi, Biohazard 2 è considerato appunto il miglior Biohazard esistente. Rivoluzionò tantissimo i videogiochi dell'epoca, parliamo ragazzi di 20 anni fa, 98-2018, 20 anni fa. Doppi personaggi giocabili, con roba segreta da sbloccare rigorosa, personaggi con storie uniche, lo potevi rigiocare più e più volte senza stancarti, senza annoiarti. E ora che ci penso ragazzi, ho formulato questo pensiero prima di iniziare il video mentre facevo la pipì. Se ci pensiamo ragazzi, Biohazard 2 è quello che ora chiameremo un gioco complottista. Un gioco che ti dice che sotto una normalissima città americana c'è un laboratorio segreto dove fanno esperimenti sulle persone, creando virus in laboratorio. Beh ragazzi, i giapponesi la sanno lunga perché hanno creato un videogioco complottista in effetti. Non so ragazzi se voi vi ricordate se eravate vivi nel 98, se eravate nati. Biohazard 2 fu in realtà il prodotto finale di un prodotto mai uscito. Era un progetto, un'architettura mai sviluppata, che loro chiamano Resident Evil 1.5, ovviamente il nome fittizio, un nome che non esiste. Perché in realtà ragazzi, Biohazard 2 doveva essere un Biohazard futuristico, fantascientifico, con personaggi metà cyborg, metà robot,
E io credo di avere ancora in casa le riviste con la recensione, cioè con lo sviluppo di Biohazard 2, con i disegni, ragazzi, il character design dei protagonisti cyborg. Non ci posso credere. Ragazzi, in Biohazard 2 rifacimento, remake, Claire ha un costume sbloccabile, cioè comprabile, il costume Elsa Walker. Non avevo idea che cazzo sia Elsa Walker. Adesso leggo che Elsa Walker era uno dei due protagonisti di Biohazard 1.5. Sarebbe stata la Claire Redfield. Ora tutto è chiaro. Bene, ragazzi, dopo aver prodotto delle cacate come Biohazard 5, 6 e poi tutte ste cose che sono uscite, Revelations, Chronicles, che veramente non le ho seguite, ragazzi. Gennaio 25 esce Biohazard 2 Remake. Non è una remaster, è un rifacimento, è veramente un rifacimento. Perché il 2, completamente rifatto, con qualche sottrazione e qualche aggiunzione. Quindi, ragazzi, questo è veramente un rifacimento. Non è una remaster, non è un reboot, non è un porting, è un rifacimento. La Capcom espresse interesse nel rifare Biohazard 2 già nel 2002, ma Shinji Mikami non voleva distrarsi, per fortuna, perché è il migliore. Non voleva distrarsi dalla realizzazione, dallo sviluppo di Biohazard 4. Leon! Ma nell'agosto 2015, accidenti, davvero 4 anni fa? Ah. La Capcom annuncia che il rifacimento è in fase di sviluppo. E lo mostrò per la prima volta alle 3 del 2018. Il gioco è stato rilasciato per PlayStation 4, Windows PC e Xbox One in anteprima mondiale 25 gennaio 2019, ricevendo un plauso, vogliamo usare questa parola, un plauso generale per il gameplay e sentite di questa addirittura per la fedeltà all'originale, il che è vero, ragazzi. Devo ammettere che anche se si sono presi delle libertà, rivedere, diciamo al 90-95%, i luoghi di Biohazard 2 con la grafica di 20 anni dopo è stato uno spettacolo, devo dire. Al tempo stesso, Hideki Kamiya voleva rifare Biohazard 2 da anni, lui sperava in un rifacimento da anni, mentre Shinji Mikami ci andava fermo, diceva no, guarda, prima facciamo il 4 a non rompere i coglioni, e insomma. Per andare incontro alle aspettative moderne, il team, la squadra di sviluppo, ha cercato di rendere il rifacimento più realistico, ma nonostante abbiano cercato di rendere il rifacimento moderno, hanno voluto mantenere più l'orrore che l'azione, cercando di preservare la sensazione claustrofobica. Il gioco, e questo me ne sono reso conto perché sono un genio, usa il Resident Evil Engine, lo stesso sistema motore grafico di Biohazard 7. Un gioco che per me è un capolavoro, tranne per la fine, dove si smerda tutto, un po' come la stagione 8 del Trono di Spade. La Capcom si è resa conto della difficoltà di rendere gli zombie spaventosi e pericolosi nel 2019, in un mondo dove ormai gli zombie sono obsoleti, in un mondo dove il gameplay ti permette di ucciderli o di schivarli con facilità. Appunto, rimuovendo la camera fissa e mettendo la camera completamente mobile, bisognava celare gli zombie usando elementi, usando mobili, usando barriere architettoniche, usando l'ombra, eccetera. Straordinario. La faccia dei personaggi principali, poi non so se anche degli zombie, sono basate su attori e persone veramente esistenti. Leon Kennedy, che in questo gioco ha una faccia di cazzo, mentre quello del quarto era raffinato, principesco e, come disse mio cugino, gotico. Leon qua ha la faccia del modello Edward Badaluta, che nella realtà è simpatico, l'ho visto nella realtà. Ma poligonalmente ha una bella faccetta di cazzo, sembra Zac Efron in High School Musical.
mentre Claire Redfield è basato sulla modella Jordan McEwen, o McKeven, no, credo McEwen, che è una bella figliola. Martin Branagh, il poliziotto che fa una brutta fine, è basato sul produttore musicale, che è nero ovviamente, Patrick Levar. Il gioco supporta risoluzione in 4K e 60 fotogrammi al secondo. Ah, vero, questa non me la feci, me lo ricordo. Nell'11 gennaio 2019, quindi in realtà 15 giorni prima dell'uscita, la Capcom rilasciò la One Shot Demo, un demo di 30 minuti che non potevi rigiocare. O colpo singolo, una volta finito non potevi rigiocarlo, io non l'ho mai fatto. Metacritic ha dato a Biohazard 2 il rifacimento 90 su 100, Famitsu 37 su 40, Game Revolution 5 stelle su 5, GameSpot 9 su 10, IGN 9 su 10, The Guardian 9 su 5 su 5, scusate. Insomma ragazzi, un giocazzo. Il one shot demo è stato scaricato 4,7 milioni di volte in tutto il mondo. The Guardian scrive: un ricordo di quant'erano bellamente, traduco letteralmente ragazzi, bellamente costruiti i survival horror nei giorni d'oro. Daily Telegraph: un eccitante ritorno all'eredità del 1998. Destructoid scrive: un gioco eccellente. Ci sono sicuramente delle pecche, ma sono sorvolabili e non causano danno. Adesso ragazzi parliamo un po' di vespertili. Biohazard 2 rifacimento, 25 gennaio, quindi febbraio, marzo, aprile, maggio, recensione 4 mesi dopo. Ragazzi, l'ho giocato come una bestia. Se avete guardato il mio canale negli ultimi 4 mesi, appunto 5 mesi, avrete notato che giocavo a Biohazard ogni giorno. Ogni giorno per un mese. Mi sentivo ritornato ai tempi di Deus Ex. Ragazzi, giocavo come un pazzo. Fra gennaio e marzo ho giocato solo a Biohazard 2. Sono molto contento di quello che hanno fatto con Claire, un po' meno quello che hanno fatto con Leon. Claire l'hanno resa un po' più porcellina, tipo viso tondo, tipico americano, mentre nel 2 originale aveva ancora il viso tagliente simile asiatico. Volete anche, ragazzi, i poligonazzi. Leon invece non capisco perché in ogni sua rappresentazione, video o film, perché anche nei film Leon appare ben due volte, sì, due volte, in Resident Evil credo The Generation e in Resident Evil Vendetta, non so se sto dicendo una puttanata. Niente ragazzi, sembra che la Capcom non riesca a decidersi su quale aspetto dare a Leon. Capisco che nel 1998 aveva tipo 25 anni, ora magari gli vogliono dare un aspetto maturo, no? Da uomo, 35, 40, 45, che tutti cresciamo. Però ragazzi, magari proprio nei videogiochi no. I videogiochi sono belli perché sono finti. Quindi rendiamo Leon il più bello possibile. In Biohazard 4 è Bono. Sembra un personaggio di Castlevania. Delicato, maschio ma delicato. Invece queste faccette da stupidotto, da studentello al primo giorno di scuola, col naso un po' con la gobbetta, con la fronte alta, con gli occhi stretti, no, ragazzi. Capisco che magari lo fanno anche per mettere i pixel, no, per avere il riconoscimento facciale, in modo da avere una grafica sempre più realistica, delle espressioni realistiche, come hanno fatto con Andy Serkis nel pianeta delle scimmie, come hanno fatto con Josh Brolin in Thanos. Che fatica. Capisco ragazzi che ormai paradossalmente è più facile mettere dei puntini su un attore e farlo recitare piuttosto, ragazzi, che creare una faccia dal nulla. Lo capisco, ragazzi, lo capisco. E almeno trovate un tizio più buono. Ma comunque. Ci sono delle piccole variazioni in Biohazard 2 che però non stonano, anzi, ti donano quella novità che ovviamente non potevi avere 20 anni fa. Sarebbe stato anche magari stupidino fare copia e incolla. Invece ci sono delle modifiche che non stonano per niente.
Per niente. Mister X, cioè il Tyrant, è più inquietante che mai. Sentire questa cosa che ti viene dietro per tutta la cazzo di stazione di polizia. Capisco, ragazzi, che all'inizio può essere inquietante e anche un po' fastidioso e assillante. Ma quando ci fai l'abitudine, Mister X ti fa quasi compagnia, non lo nego. Sentire sto tizio, alto tipo 2,5 metri, del peso approssimativo di 140 kg, della forza approssimativa di un carro armato, che ti viene dietro, ti fa quasi compagnia, piuttosto che stare da solo in una stazione di polizia deserta. Un ottimo lavoro, ragazzi, io mi ricordo che l'ho giocato al giorno 1, cioè non, quando l'ho ricevuto l'ho giocato come un porco. No, perché in realtà, ragazzi, sentitevi questa. Io ho ordinato la limited edition in giapponese, ma non la volevo aprire. Avevo anche ordinato l'edizione americana, che sono partite insieme, ma sono arrivate in momenti diversi. E ovviamente, ragazzi, ho aperto l'edizione americana, quindi non l'ho giocato il 25 gennaio, l'ho giocato tipo una ventina di giorni dopo, quasi un mese dopo. E ho messo le cuffie, ragazzi, al joypad ed è stata una goduria. Hanno curato tantissimo l'aspetto audio. Perché sapete, ragazzi, adesso che faccio cinema, modestamente, adesso che a furia di colpire te, adesso che faccio cinema, ragazzi, mi sono reso conto di quanto è importante l'aspetto audio. Tant'è vero che ci sono due Oscar: missaggio dell'audio, sound mixing e sound editing. Che non ho ancora capito cosa vuol dire, ammetto la mia ignoranza. Ancora non ho capito la differenza fra montaggio audio e missaggio audio. Credo, ragazzi, che sia tipo montaggio dell'audio e scelta dell'audio, credo. Ragazzi, l'audio di Biohazard, infatti non vedo l'ora di avere un po' di soldi e comprarmi delle casse per questo televisore Samsung da 42 pollici appeso al muro da dove mi state guardando, da dove io guardo voi. Perché ho un televisore pazzesco, ma l'audio è importante. E credetemi, ragazzi, infatti non vedo l'ora di avere anche delle cuffie PlayStation. Perché il surround, l'effetto audio, l'acustica di Biohazard 2 è sensazionale. La direzione audio, ragazzi, direzione stereo pazzesca. Le ombre, le luci, i colori, la fotografia, ora parliamo solo in termini tecnici, è fighetto, e la regia. Veramente tutto a puntino, ragazzi. E devo ammettere che sì, anche se lo zombie che cammina nel 2019 è obsoleto, vero, lo ammetto, vero, la Capcom è riuscita perfettamente a non rendere obsoleti i suoi zombie nel 2019, celati dalle ombre, celati dalle colonne, dalle panchine, dalle mura, dalle porte chiuse, barriere architettoniche, pioggia, fumo, fuoco, veramente bravi, veramente bravi. La storia la conosciamo tutti, ragazzi. Dico, alla fine, se ci pensiamo, è complottismo di 20 anni fa, infatti la storia darò credo un 9-10, un 10-10, senza dubbio. L'unica pecca, ragazzi, se vogliamo veramente essere seri, l'unica pecca di questo gioco, l'uniche due, ma mi rendo conto che a quel punto sarebbe diventato anche troppo facile. La rimozione del coltello infinito, cioè il coltello, perché il coltello infinito è una cosa del rifacimento. Il coltello in Biohazard c'è sempre stato ed è sempre stato infinito, mica si rompeva. Ma capisco, ragazzi, che se oltre alla telecamera mobile, al movimento in sparo, perché fino a Biohazard 4, grande pecca, noi avevamo il punta e spara. Se spari non ti muovi. Cosa che poi venne per esempio eliminata in Silent Hill Homecoming. Silent Hill Homecoming, ragazzi, così passiamo da un gioco all'altro. 2007, PlayStation 3. A mio parere l'ultimo vero Silent Hill. Silent Hill Homecoming, ragazzi, fu uno dei primissimi giochi ad implementare il muoviti e colpisci nel 2007, ragazzi, straordinario. Purtroppo Biohazard 4 deficitava di questo. Quindi capisco, ragazzi, che fare un gioco nel 2019 con la telecamera libera,
Con lo sparo libero a 360 gradi e anche col coltello infinito sarebbe stato troppo facile. Motivo per cui, secondo me, hanno eliminato anche l'altra cosa. Perché sennò sarebbe stato troppo, troppo facile. Ed è la cosa che mi fa togliere un altro punto alla valutazione finale. Le azioni, i contrattacchi, il QTE alla Leon. Vi ricordate, ragazzi? Ganados, te voglio matar! Ti sparo nel piede e ti azzoppo. Ti sparo nel braccio e ti faccio cadere l'arma. Ti sparo in testa e ti confondo, ti distraggo. Allora arrivo accanto, ti colpisco, ti faccio male. Poi c'è il suplex, che se li colpivi abbastanza, gli spappolavi il cervello direttamente. Biohazard 4 fu un grande innovatore nel 2005, perché credo sia del 2005. Sono troppo bravo, sono troppo bravo, ma ti dico che sono troppo bravo. Io lo capisco, se mettevate telecamera mobile, punta e spara, spara mobile, sparo punto, se mettevate il coltello infinito e mettevate anche i contrattacchi alla Leon 4, il gioco diventava troppo facile. Però allora, ragazzi, aumentavate di più le difficoltà. Mettevate molte più difficoltà a questo punto. Ma capite, ragazzi, è una grande stupidata fare un gioco nel 2019 e tornare indietro di un passetto di gameplay. Per questo, ragazzi, io non posso dare un 10 globale a Biohazard 2. Quindi si becca un 9-10, è un gioco quasi perfetto, non lo posso negare, è quasi perfetto. Però nel tentativo di renderlo non troppo facile e nel tentativo di renderlo magari un pizzico vintage, hanno tolto quelle due o tre cose che erano oggettivamente dei capolavori degli anni 2000. Non c'era motivo di togliere i contrattacchi alla Leon, non c'era motivo di togliere il coltello infinito. Anche se poi l'hanno messo come arma sbloccabile, ovviamente. Ma se soprassediamo sopra queste due cose, ragazzi, Biohazard 2 2019 è un capolavoro assoluto. E Claire è una grande topa. Leon ha una faccia di cazzo, ma è simpatico. Adorabile Sherry, finalmente è più adorabile, cioè è meno palla al piede, ecco. Abbiamo Ada che ha un inutile e allucinante tubino rosso con collant e tacchi, forse il vestito più inutile per l'apocalisse zombie, ma fa comunque il suo dovere. È un giocazzo. Se non l'avete ancora fatto, siete degli scellerati e non capisco che cazzo ci aspettate. Una cosa, ragazzi, me la stavo quasi scordando: grande applauso alla Capcom e alla PlayStation 4 per aver reso tutti gli ambienti collegati. Mi spiego meglio. Tranne quando c'è un filmato, un cambiamento, una storia, quello che è, tutte le ambientazioni di Biohazard 2 videogioco 2019 sono tutte senza loading, tutte senza caricamento. Ragazzi, ma voi avete idea quanto è complicato e pesante creare un intero gioco senza caricamenti, tutto collegato? CPU tutta collegata, straordinario. Ragazzi, non ho nient'altro da dire, quando il gioco è bello la recensione dura poco. Il gioco ha venduto 4 milioni di copie nel primo mese di uscita, dico. È stato battuto solo da Kingdom Hearts, che è uscito nello stesso periodo. È stato terrificante perché Kingdom era atteso da 13 anni. Io l'ho comprato e manco ci ho giocato, dico, buscio. Però certo, Kingdom Hearts batte Resident Evil, ovviamente. Molto bene, ragazzi, io vi dico, quasi quasi mi è venuta voglia di giocarci. Ah, a parte che la sezione è... Niente, ragazzi, veramente un gioco curatissimo, con tanti bonus DLC sbloccati. Se avessero messo gratis anche le musiche originali, che credo siano a 2,99 euro, credo, sarebbe stato perfetto. Ragazzi, scusatemi se ci ho messo 4 mesi e mezzo. Resident Evil 2, capolavoro compratelo, un bacetto. Vannega.